caso di Simone Viviano, 34 anni di Vigonovo, coinvolto nell'incidente all'acciaieria Veneto domenica mattina. La Guardia di Finanza ha portato a galla un sistema di maxi evasione, 10 gli indagati. Pochi ma buoni hanno sfilato a Trento insieme agli altri alpini a quota zero della sezione di Venezia. Basket e gli Orogranato hanno iniziato i playoff col piede giusto battendo Cremona sul parquet del Tagliercio. Edizione di Venezia dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. In primo piano l'incidente alle acciaierie venete. Abbiamo la testimonianza di Simone Vivian, 34enne di Vigonovo, coinvolto proprio nell'incidente alle acciaierie di domenica mattina. Mi sento un miracolato, è stato terribile, ho visto la colata investire i miei colleghi. Tutti i dettagli. Si sente un miracolato? Io sì. Per fortuna sì, nonostante tutto, sarò stato una 50-60 metri da dove è successo il fatto. Infatti fortunatamente mi ha speso sugli schizzi da me, perché bastava anche 5 minuti più tardi per andare a fare un lavoro dove c'è il mio collega che è a Verona e mi prendeva sotto anche me. Dal quadro sta più la qua. Hai quello dentro con te? Non so, qua non c'è capo appunto più nave, c'è parla in pieno. All'indomani dell'incidente alle acciaierie venete di Padova, in cui domenica mattina verso le 8 sono rimasti coinvolti 4 operai, tra cui 2 gravemente, parla Simone Vivian, 34enne originario di Dolo ma residente a Vigonovo, che è sopravvissuto e in tarda serata, dopo essere stato portato all'ospedale in ambulanza, è potuto tornare a casa. Io stavo riempiendo una paniera che sarebbe refrattario dove aveva dentro l'acciaio liquido. C'erano il mio collega che stava facendo il lavoro a 10 metri, 15, da dove è successo il fatto che si è sganciato la ciliera, che è un altro contenitore cilindrico che tiene su dai 60 ai 90 quintali di acciaio liquido a 1500 gradi. E fatalità, ho sentito un botto, mi sono girato, ho visto fuoco dappertutto e i due che lavoravano sotto proprio l'acciaieria sono al 100% ustionati. Sono stati colpiti prima dall'ondata di calore e dopo dal materiale che li ha bruciati del tutto. Mio collega la prima ondata di calore fortunatamente l'ha evitata, perché era dentro a questa paniera a farmi un lavoro che dovevo usarla io dopo, farli ritornare a mettergli le mani 5 minuti più tardi, quindi la ondata di calore non l'ha presa, però saltando fuori dal refrattario come normale gli schizzi e il materiale lo ha colpito. Il mio collega di Santa Maria di Sala? Sì, mio collega di Santa Maria di Sala. Come sta adesso? Adesso è sotto sedativo a Verona, ricoverato, e ha tutta la schiena, le gambe, le braccia ustionate. Mi hanno detto che ha un buco sulla schiena che devono valutare quanto fondo è, se è stato interessato, nervi, zone più pericolose. Voltiamo pagina, vetro nero, operazione della Guardia di Finanza che porta a galla un sistema di maxi evasione a Murano, 10 gli indagati. Un centinaio di militari della Guardia di Finanza veneziana hanno fatto irruzione in mattinata in 8 vetrerie dell'isola di Murano al termine di un'indagine per omesso pagamento delle imposte per circa 7 milioni di euro. Inedito il sistema impiegato dalle ditte per sfuggire alle maglie del fisco. I preziosi vetri di Murano venivano pagati dai clienti stranieri tramite POS, ma i soldi della transazione, invece di finire sui conti in banca delle vetrerie, venivano dirottati su quello di un cambiavalute, figurando quindi come operazioni di anticipo contante e perciò esenti da imposte. L'uomo consegnava poi contanti ai titolari delle ditte, trattenendo per sé il 5%. Il meccanismo era diabolico e semplice allo stesso tempo, perché utilizza un sistema ordinario di pagamento sfruttando il fatto che si è trattato sostanzialmente di soggetti stranieri che quindi insomma facevano piccoli acquisti, non acquisti enormi, quindi non lasciavano adito a dubbi, a perplessità in questi soggetti. Un sistema che andava avanti dal 2013 e da allora ha prodotto, secondo le stime dei finanzieri, circa 5 milioni e mezzo di imposte evase su un fatturato complessivo di 30 milioni di merci vendute in nero, a cui si aggiunge il milione e mezzo percepito dal cambiavalute per il servizio.
Nella sua residenza veneziana sono stati sequestrati 3 orologi Rolex di lusso e 220.000 euro in contanti. 10 gli indagati nell'inchiesta partite da un controllo amministrativo di routine delle Fiamme Gialle, insospettite dall'alto numero di terminali POS registrati da un'attività che risultava avere un'unica sede operativa. Credo sia la prima volta in Italia che questo meccanismo, che sfruttava appunto dei POS, dei terminali wireless senza fili collegati a delle SIM telefoniche, venisse utilizzato per perpetrare condotte di evasione fiscale così rilevanti. Alla donata di Trento c'erano anche gli alpini a quota zero della sezione ANA di Venezia. Vediamo. Non serve scegliere tra mare e montagna per i 150 alpini veneziani che a Trento hanno sfilato orgogliosi insieme ai commilitoni, portando nel cuore tanto la laguna quanto le cime più belle del mondo, le Dolomiti. Un legame che nasce da lontano, da quando il veneziano Pier Fortunato Calvi fu inviato in Cadore nel 1848 da Daniele Manin e dalla sua Repubblica di San Marco per organizzare la resistenza agli austriaci in quella che era, allora come oggi, la Porta del Veneto. Un'impresa che cementò il forte rapporto dei patrioti veneziani con quei monti, poi teatro delle gesta delle Penne Nere. La sezione lagunare dell'ANA fu una delle prime a essere fondata nel lontano 1920, soltanto pochi mesi dopo la nascita dell'associazione. A Trento gli alpini veneziani sono stati protagonisti di una singolare iniziativa di gemellaggio promossa dall'associazione Cosacchi nel Mondo. I russi hanno partecipato alla dunata con una copia esatta della celebre icona della Madonna del Don, portata in Italia da padre Policarpo Crosara, cappellano alpino che si affidò a quell'immagine per trovare la forza di sopravvivere alle difficoltà della Seconda Guerra Mondiale. La copia dell'icona, benedetta nei giorni scorsi nella chiesa dei padri Cappuccini di Mestre, prenderà poi la via della Russia come simbolo della ritrovata pace tra i due popoli. Ed ora lo sport, il basket. Gli Orogranata hanno iniziato i play-off col piede giusto, battendo Cremona sulla parquet proprio del Tagliercio. Vediamo. 87-77. I ragazzi di coach De Raffaele hanno iniziato con il piede giusto la serie dei quarti di finale di playoff, battendo sul parquet casalingo Cremona, che però si è difesa bene. Abbiamo controllato, anche se con Cremona credo che sia importante avere continuità e attenzione per tutti i 40 minuti, perché essendo una squadra di talento, come ha mostrato, vive di grandi momenti offensivi, e il non far esaltare credo che sia un elemento importante, che stasera qualche volta non ci abbiamo messo molta attenzione. Dall'altra parte credo che invece in attacco abbiamo prodotto tanto, e rispetto a quanto abbiamo costruito per tiri aperti e situazioni credo che abbiamo concretizzato o preso non abbastanza rispetto a quello che abbiamo fatto vedere. Gli Orogranata hanno dimostrato ancora una volta la loro compattezza, ma De Raffaele sa di essere ancora all'inizio. Un dato che mi fa contento sono, al di là dei 21 assist, anche i 46 punti della panchina rispetto ai 41 del quintetto, quindi ancora una volta credo che il nostro essere un gruppo sia un elemento importante. È soltanto 1-0, la serie è ancora molto lunga. Obiettivo naturalmente è recuperare e prepararsi sistemando un po' di cose tra attacco e difesa per martedì, perché si rinizia un'altra volta. E con lo sport si chiude l'edizione di Venezia. A tutti voi una buona serata, arrivederci.